Benvenuti, questo credo sia il quinto o il sesto episodio, potrebbe essere qualsiasi cosa. 13 ore di luce, riusciamo a controllare come vanno. C'è ancora un sacco da lavorare qui. Abbiamo il nostro focarello, vediamo se poi c'è qualcosa. Allora, dobbiamo iniziare ad esplorare in giro, sempre che non c'è gente che cerca di ucciderci. Ah, e c'è la carcassa, se non ricordo male. Qui fuori c'è una carcassa da recuperare. C'è qualcosa che si muove. Rosso, maledizione. Cazzo. Ho tolto di coglione stoffa. Giusto intorno a casa si leggeva sto cazzo di osso. Looks like a new day is dawning. Che palle. Un polso. Vediamo che c'è da mangiare. Cosa? Abbiamo fame, io direi di farsi fuori. Ok, ho calorie. Se qui fuori non la trovo di fronte e mi uccide, così ho buttato 4 giorni di questo gioco morendo gonfissimo. Allora, qui c'era la carcassa. Ed è ancora qui, perfetto. Si vede un cazzo, tipico. Ok, ho sentito il rumore di un lupo e mi sono diretto al volo qui dentro. Dove potrei sempre aver dimenticato di prendere qualcosa, allora do sempre un'occhiata.
Io poi la trovo stasera che mi serve maledettamente per fare il lavoro che devo fare. Cioè, spaccare anche. In realtà potrei dormire anche qui volendo. Ma come dire, però non è nelle mie intenzioni. Potrei fare degli ami. Sette ore per creare un arco. Devo tentare uscire da questo posto prima di impazzire. A casa c'è una nebbia assurda, non vedo un cazzo, non vedo perché dovrei massacrarmi in giro. Tra l'altro, ok, ho intenzione di buttare a terra la roba da curo l'aereo, lo potrei lasciare qui. A parte questi dettagli, no, dove era la roba che volevo gettare? Ah, qui ci ho messo l'acqua e ci metto, allora qui ci metto l'acqua e gli oggetti che ho tipo doppi o tripli. Ottima idea, ma questo lo tengo, cosmai lo finisco anche di aprire. Accendiamo il fuoco per la semplice ragione che ho bisogno di cucinare degli oggetti, la carne sostanzialmente, trovata nella carcassa qui fuori. No, oh, maledizione. Oggi che succede? Si perpetra la sfiga. Cosa fai?
essere l'ultimo uomo o comunque non poter interagire con nessuno è comunque inquietante, però credo che sia anche la bellezza del gioco. Allora, la prima fatta, a definire. Senti, abbiamo da cucinare. Cuciniamo la carne, per un sorto di cibo. Scaldare questa si è passato anche il caso di consumare subito. Possiamo staccarci per un attimo. Di carne da poter rimettere. E poi il cibo lo terrei tutto qui. Tipo. Qui c'è qui ci tengo gli utensili tipo il legname, sono qui, lo porterei con me. Ok, effettivamente è anche ordinato in qualche modo. No, qui c'è del cibo, qui mettiamo il cibo, il cibo, il cibo. Questo no, antibiotici. Dopo al 100% non ne abbiamo, quindi teniamo tutto quello che abbiamo con noi. E qui abbiamo i... accumulare tutto il wood qui. Scopriamo se questo è il vento o un lupo, perché se è un lupo l'abbiamo fatta grossa.
che fa un freddo di merda. Tipo una tempesta. Vediamo perché indicatore ci cerca, abbiamo bisogno di bere. Scusa, siamo al 18% di cosa? Andiamo a fare. Agitata per nulla. Ecco il lupo. Malissimo. Ah, che palle questa cosa. Quanto le mancano? Ok. Ora. Manca 20. Ora, 3 ore prima di dormire. Abbiamo fame e siamo assetati. Allora. Ed anche decisamente appesantiti, ma questo lo risolviamo facilmente. Roba che non indossiamo ovviamente. Ah, i nostri calzini sarebbero anche da riparare. Ripariamo. Ripariamo anche i nostri vestiti, credo che andiamo a dormire molto presto oggi. Sono diventato un salto provettissimo. Ho anche fame ovviamente ora. I need to find a place to rest. Ok, abbiamo però fame prima.
Ok, nemmeno una, manca nemmeno un'ora di sonno, ok? Dico che questo vi faccio 12 ore di sonno. Dovrebbero essere sufficienti, vediamo. Ok, siamo sopravvissuti per 6 giorni, ora beviamo. Sentiamo ancora il cane abbaiare, siamo affamati N, però questa volta la nostra fame può essere saziata. No, qui c'è altro da mangiare? No, perfetto, qua i tools. Inizia a scarseggiare la roba da mangiare, inizia a essere interessante questa cosa. Che ma non potremmo oltre questa nostra puntata. Ok ragazzi, alla prossima!